Angelo Attaguile non ci risulta indagato per voto di scambio, lo ha detto l'avvocato Antonio Fiumefreddo, legale del coordinatore per la Sicilia orientale di Noi con Salvini, in merito alle notizie riportate da alcuni organi di stampa sull'inchiesta sfociata ieri con gli arresti domiciliari per i fratelli Salvino e Mario Caputo nell'ambito delle indagini sul voto alle ultime elezioni regionali in Sicilia. Con riferimento invece all'ipotesi di istigazione a commettere il reato di cui all'articolo 294 del Codice Penale, ovvero attentato contro i diritti politici, riferito alla candidatura di Mario Caputo e all'uso della dicitura detto Salvino, chiederò, ha proseguito il legale, già nelle prossime ore che il mio assistito sia sentito quanto prima per chiarire la sua assoluta estraneità a qualsivoglia ipotesi di reato. Il catanese Angelo Attaguile, candidato sindaco di Catania, sarebbe stato infatti tirato in ballo da uno degli arrestati per far spostare un dipendente di banca da una filiale all'altra. Il trasferimento promesso da Benito Vercio sarebbe stata la moneta di scambio per ottenere il voto del lavoratore e della sua famiglia. Non risulta però dagli atti se il trasferimento sia effettivamente avvenuto, né se Angelo Attaguile abbia effettivamente agito o se il suo nome sia stato speso in modo del tutto arbitrario.